scelto questa mostra perché quest'anno compiamo 15 anni. Il museo ha riaperto nel nuovo allestimento nel 98 per l'ostensione, proprio alla vigilia dell'ostensione, e adesso sono, ridendo e scherzando, sono passati 15 anni, sono passate decine di migliaia di visitatori e in questo stesso tempo, oltre al museo vivo appunto per i visitatori che sono in continuo aumento, abbiamo anche avuto la gioia di avere un museo vivo nelle sue collezioni, cioè un museo che non si è fermato a quello che aveva, ma un museo che ha continuato ad arricchire il suo patrimonio attraverso la generosità di molte persone, a cominciare dagli amici del Museo della Sindone, a istituzioni come la Consulta dei Beni Culturali di Torino, fino a singole persone che quindi da regali di grosso valore a cose più piccole, ma non per questo di minor interesse, hanno arricchito le nostre collezioni. Qui per la prima volta presentiamo una immagine a stampa della Sindone che, ancorché piccolina e fa parte della bordura di un libro, è estremamente interessante perché retrodata di molto, almeno di 60 anni, la prima stampa completa della Sindone che conoscevamo, che era quella del 1578 per l'arrivo della Sindone a Torino. E accanto a questa abbiamo anche una inedita esposizione di lastre fotografiche che sono invece parallele alla prima fotografia della Sindone, 1598, fatte da un ignoto fotografo, però bravo, che violando il divieto assoluto di riprodurre la Sindone durante l'ostensione è riuscito di nascosto a fare queste fotografie, che sono anche molto graziose, benché piccole, e che comunque dal punto di vista documentario sono straordinarie, la prima volta che si vedono, ma anche queste testificano e certificano la correttezza del procedimento di secondo piano.